Non è strutturata, non è, però di fatto c'è. L'acqua, no, noi siamo l'unica struttura telematica vicina, noi abbiamo una vasca riabilitativa, siamo stati i primi ad averla, abbiamo appena ristrutturata, il Covid ce l'ha bloccata, ce l'hanno scippata per qualche anno e poi ce l'hanno ridata adesso, quindi in qualche modo io ho sempre avuto quest'idea della visione dell'acqua, no, come ponte tra la costa e l'entroterra, ma l'acqua sta acqua santa, l'acqua ce l'abbiamo più sul mare, l'acqua poteva essere. Il Tai Chi Chuan in tantissimi congressi di riabilitazione se ne parla, è una pratica meravigliosa, ma mi viene in mente solo per l'equilibrio, già di per sé sarebbe una cosa fantastica. Pavimento pelvico, che dire, cioè molta gente non riesce più a farsi una passeggiata perché deve andare al bagno, no? Le città più importanti c'è la mappa dei bagni con l'app qui. Ed è un problema diffusissimo, la popolazione è anziana e quindi ha bisogno di. Ecco, l'idea di fare qualcosa, noi abbiamo il pavimento pelvico, abbiamo fatto formare dei terapisti, abbiamo comprato due macchine innovative, sono le Ferrari del pavimento pelvico, ma una volta che l'hai messa a tappo, lì ti fermi, perché quindi la ricettività nostra è limitatissima. Sentire queste cose naturalmente per me è musica, cioè, e sapere che, ecco perché occorre uscire, conoscere un po' il territorio, perché queste sono esperienze veramente, mi metti un attimo, se mi metti un attimo l'altra cosa, brevissimamente. Sono ecco, esperienze che per me sono ampliano l'offerta, ampliano l'offerta. Sempre sull'acqua e sull'attività durante il Covid, no? Voi stavate fuori e chiaramente facevate delle attività utilizzando la tecnologia per far continuare le persone a muoversi, no? Noi che stavamo dentro, prendere qualcosa ci siamo inventati e non era proprio così scontato, ma ci abbiamo provato, ci siamo riusciti almeno per quanto riguarda i nostri pazienti. Ecco, quando prendiamo in carico una persona con disabilità c'è tutto un percorso da fare, vediamo la prognosi, facciamo il piano di lavoro, la modificabilità del quadro e quindi facciamo un progetto, come abbiamo detto prima. Come lavoriamo noi? Questo è lo schema che ci guida. Di fronte a un paziente con un problema motorio importante, noi che facciamo? Lo valutiamo, la persona con disabilità sta al centro, quindi valutiamo il paziente con i suoi bisogni riabilitativi, il contesto che c'è intorno per vedere quali possono essere, diciamo, le barriere, i facilitatori per aiutarlo. Realizziamo un progetto riabilitativo individuale, torno a dire, la sintesi degli interventi che vogliamo fare, integrati fra di loro, e decliniamo i vari programmi che andremo a sviluppare su una rete riabilitativa unica, cioè tutto quello che c'è sul territorio nostro, dalla costa alla montagna, è in rete, quindi riusciamo a gestirlo noi da un unico punto vettura che dicevo prima. Il governo clinico integrato è appunto un sistema di gestione informatizzato per cui se io ho un paziente, l'ho preso in carico a San Benedetto, ma lui è Offida, lo seguo Offida e riesco a vedere col terapista di Offida senza spostarmi, riusciamo a condividere sia il diario clinico ad aggiustare il percorso riabilitativo. Questo era lo schema che vi ho fatto vedere prima, con la costola che vogliamo sviluppare. L'idea qual era? Qualche anno fa, in corso di, diciamo, di management, facevo una tesi di laurea, una tesi di management sulle potenzialità della telemedicina. E perché ci serviva questa telemedicina? Ci serviva perché noi vediamo un paziente, poi il trattamento lo fa a Montefiore, arriva Offida. Quando finisce che fa? Non lo vediamo più, è giusto che lo vediamo insieme al terapista. Allora l'idea, avremo una donazione, grazie al dottor Luigi Condisciani, del BIM, delle macchine, ci trova dei tablet, con una scheda telefonica, facciamo questi tablet, li attrezziamo, li abbiamo dei terapisti che facevano il trattamento domiciliare e ai terapisti che stavano nelle sedi periferiche, per cui la visita di controllo la facevamo col tablet. Contestualmente, quindi verifichiamo gli obiettivi riabilitativi per dimettere un paziente, vediamo se gli obiettivi riabilitativi che ci avevamo posti li avevamo ottenuti, quindi ci serviva sempre dovevi spostare perché numericamente i medici sono quelli, non è che ci possiamo moltiplicare o stiamo da una parte o dall'altra. Non solo, ma vogliamo fare appunto diciamo dei contatti con i pazienti a casa, diciamo, con una televisita a casa. Parliamo di AC, avanti Covid, no? ACTC, prima di vista dopo crisi. Questa era prima del Covid. Allora, avevamo pensato a un follow-up dei pazienti neurologici che stavano a casa. Il terapista andava a casa e poi il dottore gli faceva vedere il medico, il paziente, così vediamo se dimettere oppure proseguire oppure aggiungiamo qualcosa al piano di lavoro. Ma avevamo ante litteram pensato proprio a un controllo da remoto delle attività fisiche adattata, per cui c'era la possibilità di un contatto diretto con noi che stavamo da un'altra parte, magari ci vediamo con un gruppo di quelli che facevano questi programmi di attività, che
condivisi preventivamente. Quindi questo era AC prima del Covid, e poi, poi il 18 marzo chiudiamo tutto, baracca e burattini, ci trasferiamo ad Ascoli. Il reparto, il nostro reparto di non dirigenza viene chiuso, i posti letto li portiamo ad Ascoli e quindi era tutto Covid. Quindi andiamo dentro, noi il 30 marzo 2022, dico con un punto d'orgoglio a noi dei terapisti che stanno qui, entriamo nel Covid. Si pensava che i terapisti non dovessero entrare nel Covid, che non ci apparteneva, noi che ci entriamo, noi siamo gli abilitatori che ci entriamo, ma ci rendemmo conto che i posti letto non c'erano. E quindi prima ricondizionavamo i pazienti, prima liberavamo posti letto e prima potevamo prenderne di altri. Arrivarono una notte 70 pazienti da Pesaro per la prima ondata e noi ci trovavamo senza, lasciamo stare, senza mascherine. Quindi ci trovavamo io, Mario Strappini e Pierangelo Santoni una domenica sera alle 23.30 a cogliere questi pazienti e insomma ci arrangiamo. Ecco. Entrammo in dentro col fisiatra, a quel punto questa modalità organizzativa che noi avevamo messo su e che ci sembrava molto, vado veloce perché facciamo prima, che ci sembrava molto, molto ben fatta, si pose il problema, che facciamo? Mandiamo un terapista dentro, buonanotte, tanto un terapista solo, fa quello che può fare, oppure mandiamo il nostro sistema, cioè lo visitiamo il paziente, facciamo il piano di lavoro, come facciamo sempre? No, proviamo a fare come facciamo sempre, proviamo a vedere se funziona. Allora, l'idea è questa mappa, partire dal problema, cogliendo le opportunità, passare dalle competenze all'implementazione. Allora, i pazienti che stavano ricoverati in rianimazione, in reparti diciamo di semi-intensiva, erano pazienti che nel tempo decadevano fisicamente, si asciugavano, l'ipotrofia muscolare, lesioni cutanee, lesioni neurologiche, cioè la malattia era una malattia molto pesante, molti morivano, quindi era una malattia di una gravità estrema e quindi ci avevamo tante problematiche. Quindi il nostro compito era quello di cercare di, come riabilitatori, di valutare. C'era un medico che faceva le guardie, come tutti gli altri, i medici furono reclutati per fare le guardie del Covid, anche se non erano specialisti pneumologi, ma comunque davano una mano, perché comunque c'erano pochi medici, dovevamo comunque tenere botta. Allora andavamo dentro, il medico fisiatra che andava dentro faceva anche le visite fisiatriche, faceva i progetti riabilitativi e dava il piano di lavoro, i terapisti li prendevano in carico. Quindi a questo punto però che succedeva? Che come abbiamo detto prima, l'intervento riabilitativo finiva quando finisce, quando non c'è più margine di recupero, però che succedeva? Che dovevamo liberare posti letto. Quindi il paziente veniva rimesso con dei criteri che la Regione Marche aveva stabilito che non erano criteri riabilitativi, cioè non ti rimettevo quando tu camminavi, ma ti rimettevo prima, quando avevi ancora la febbre, quando stavi benino andare a casa, perché comunque i posti servivano, dove li mettevamo? Sotto le tende? Quindi dovevamo. Allora ci rendemmo conto che fu presto evidente che questi che andavano a casa non avevano terminato il programma riabilitativo che noi avevamo pensato per loro. Ma che facevamo? Li lasciavamo così da soli? Poi dimetterli e buonanotte, tornavano a casa e chi si è visto si è visto, non andava bene. Potevamo dargli un opuscoletto, fatti un po' di esercizi e questi sono esercizi, guarda l'opuscoletto, fagli come è scritto nella figura e buonanotte. Dicevamo che era poco. Allora, siccome in quel momento ci avevamo tanto personale, perché dentro al Covid entravamo in pochi, anche perché avevamo pochi dispositivi di sicurezza. E che facevamo? Quelli che non andavano dentro, noi avevamo un grosso vantaggio, il paziente l'avevamo visitato. E quindi noi potevamo fare un programma fatto bene perché il paziente lo conoscevamo. E quindi perché dargli un foglietto generico con delle indicazioni generiche quando poi va più a fare un piano molto più articolato e ben fatto? Allora, sartoriale, come dico io, no? Allora che facciamo? Cominciamo, ci inventiamo, cioè prima di dimetterlo, vado veloce, prima di dimetterlo facciamo un programma e facemmo in quel periodo 120 video tutorial. Erano 120 video tutorial che fecero i terapisti con i nostri iPhone, facemmo 120 tipi di esercizi e questo paniere di esercizi venivano mandati laddove c'era un paziente. Questi erano tipo questo, insomma, questo è Loriana, Elisa, ecco 120 di questi filmati che duravano un minuto e mezzo, con gli esercizi. Questi esercizi venivano variamente assortiti, veniva allegata una lettera con delle spiegazioni, chiaramente ci doveva essere un paziente che aveva internet, che c'aveva la rete o che c'aveva qualcuno che gli spiegava se come funzionava il computer, ma comunque l'abbiamo fatto. E poi c'erano delle scale che noi davamo, dove un po', questi erano gli esercizi, esercizio 13, 18, 23, 29, 30, 40, 41, 43, eccetera, e poi una scala che ti diceva, allora, quando se dovessi avere difficoltà di questo tipo, ti fermi.
Bene, chiaramente c'erano problemi legati alla privacy che ci mette sempre in difficoltà. Comunque trovammo anche una soluzione, facevamo una repository dove stavano questi video, mandavamo una mail, poi mandavamo un sms con un codice di sblocco per cui potevano attingere alla repository e conoscere gli esercizi che avrebbero dovuto fare. E quindi l'avevamo visti prima, l'abbiamo visti dopo, il terapista telefonava una volta alla settimana, il medico telefonava una volta ogni tre giorni, il medico una volta alla settimana, telefonava col paziente, come va, come sta. E paradossalmente, il paziente che magari era stato trattato per 20 giorni, per un mese, durante il ricovero, bardati come eravamo, conosceva il terapista che l'aveva curato dal video. Quando faceva la videochiamata, eri tu, perché il nome ce lo scrivevamo grosso perché era rassicurante. Ecco, trattavamo nella prima fase 700 pazienti, facevamo delle 5.666 prestazioni e 23 furono i